Siamo nella bottega di Francesco La Forgia, laboratorio d'arte credo che si chiami. Sì, la bottega. bottega d'Eco numero 8, uno degli ultimi figoli ad aver intrapreso questa, questa strada, questa, la strada della tradizione dei fischietti in terracotta di Rutigliano. Già vincitore, credo, l'anno scorso, scorso sì. del concorso nazionale dei fischietti in terracotta città di Rutigliano. A Francesco eh, chiederò le stesse cose che ho chiesto a tutti gli altri artigiani che eh, ho intervistato fino a questo momento. Eh, intanto, come è andata la Fiera del Fischietto per te, eh, edizione 2019? Allora, eh, per quanto mi riguarda, eh, purtroppo ancora non, eh, io non ho un'esposizione. Eh... Alla, durante la fiera cioè non ho il mio stand perché ancora non sono riuscito ad avere una produzione tale da poter uscire poi sinceramente mi piacerebbe eh, arrivare a un qualcosa di, di bello da, da poter esporre quindi ogni anno mi riprometto che il, il prossimo sarà un anno buono per poter avere una produzione valida uh, per la fiera del fischietto in quanto uh, ci tengo a, a poter dare un valore aggiunto al, a, questo, uh, a questa tradizione. Quindi, vi prometto e prometto anche a tutti gli artigiani, anche per una questione di rispetto nella tradizione, nella festa e nel lavoro che loro svolgono da anni. Di poter uscire eh, l'anno prossimo con il mio stand finalmente. Quest'anno non, non sei uscito, però voglio dire, eh, sì, io tu qui sono... hai avuto un sacco di pubblico, credo. Sì, sì, io sono presente qui nel, nel mio laboratorio nel centro storico. In realtà sono presente tutto l'anno, infatti, mm. tutto l'anno mi dedico a fare piccole, eh, a dare piccole informazioni ai tanti turisti che passano nel centro storico, anche se molti lamentano della poca affluenza, il turista a rutigliano in estate c'è sempre. E quindi mi dedico a spiegare loro la, la tradizione dei fischietti in un inglese francese pessimo, però <ride> poi va a finire sempre che si, ci, si, ci si capisce. Basta fargli vedere il fischio per farli entusiasmare. E quindi per me questo posto è molto importante, specie durante i due giorni della festa nel centro storico. Per me è una vetrina che mi permette di lavorare poi per tutto l'anno. Uh, avevo una piccola produzione di, di fischietti che insomma è andata bene, son ne sono rimasti pochissimi. Però la, la mia proposta era che entusiasmava appunto i, i visitatori era quella del fischietto personalizzato, sul quale sto puntando molto, sto investendo molto e che magari può essere un, uno dei tanti aspetti uh, del fischietto, che appunto può dare un valore in più a questa forma d'arte che stiamo... Uh, che sto cercando di portare avanti. Quindi, eh, personalizzate sentite su commissione? Sì, io sono al, adesso tre anni che lavoro su commissione. Eh, per quanto riguarda il discorso del fischietto con il, il fischetto a ritratto, mm. eh, la gente ha risposto in maniera molto positiva. Tutti sono molto entusiasti. Io, sinceramente, non me l'aspettavo. E quindi sto mandando avanti questo discorso. Da quest'anno, manderò avanti in parallelo anche un discorso proprio di produzione di fischietti con uno stile mio. Perché è giusto, come dicevano altri artigiani che mi precedono e che hanno molta più esperienza di me creare eh, la bottega e ogni bottega è giusto che arrivi con un lavoro di idee, idee bozzetti a uno stile proprio è brutto vedere eh, imitazioni di, di altri artisti e invece ritengo giusto che ognuno debba sforzarsi di, di creare un proprio stile proprio per dare ai, ai turisti ai visitatori ai, ai clienti uh, idee sempre nuova, un, un respiro in più a questa nostra tradizione, insomma. Mm. E rispetto invece alla, alla Fiera del Fischietto in sé, alla, alla Tre giorni che ogni anno si, eh, si ripropone, eh, ritieni che vada bene così come è organizzata? O abbia bisogno in qualche modo di una rivisitazione, di una sorta di restyling. Da pochi anni partecipo alle riunioni di, di, con gli altri Figuli e ogni anno c'è comunque l'idea di voler cambiare, aggiungere. Eh, sicuramente la, la, la cosa migliore sarebbe l'attenzione alla tradizione. Quindi. Riprendere comunque, cioè tenere sempre presente quello che è la festa nella sua essenza, eh, di festa popolare, quindi, comunque, non cercare di non uscire mai da, dal, dal discorso eh, di origine, eh, certo, delle, delle innovazioni, però, sempre cioè, stando attenti a appunto a quello che è stato. Cioè, stravolgere una, una festa vorrebbe dire poi portarla a, a farla finire. Invece, eh, sarebbe più interessante recuperare tutto quello che è stato, eh, tutto, anche chi eh, ci ha portato fino a qua, eh, magari parlare sempre di più di, di quello che eh, ha creato questa tradizione. Uh, molti hanno parlato di una, di una fondazione eh, di persone che amano questa cosa e quindi eh, possano portare in parallelo eh, tutto l'anno il, il discorso di Fischietti. Quindi, tu sei d'accordo con l'istituzione eventualmente di una fondazione sì, che sì. prenda nelle mani le sorte di questa tradizione? Ass assolutamente, perché. Insomma, si vede il lavoro che ha fatto a Putignano. Eh, Putignano ha una fondazione per, per, il per il carnevale. Il problema della festa di Ruttigliano è, è quella che insomma, ha, ha molto da dare, però sembra che al momento del, insomma, di concretizzare questa festa poi rimane sempre un po' così. Eppure ci sono artisti di, di, di alto livello a Rutigliano, tra i figuli, quindi non abbiamo niente da invidiare a, ad altri paesi. Eh, cosa manca, Francesco? Perché manca, si faccia un salto di qualità. Manca, secondo me, un discorso continuativo, manca un, un centro storico che secondo me dovrebbe... Funzionare tutto l'anno e dovrebbe poter offrire tutto l'anno una continuità anche portare. Le, io ho sempre pensato che portare eh, la, i fischietti, la terracotta, la tradizione nel centro storico eh, possa essere l'unico modo per eh, portare avanti tutto l'anno la valorizzazione del prodotto come succede in altri paesi vicini, dove si sono creati quartieri appositi delle, delle ceramiche. Io penso che con tutto quello che vedo durante l'estate, o anche no, tutti i visitatori, turisti, persone che anche da paesi limitrofi vengono a Rutigliano per il fischietto, magari eh, durante tutto l'anno, rimangono un po' delusi dal fatto che non vanno via soddisfatti cioè loro vorrebbero vedere tan, tutti gli artisti vorrebbero uh, fruire di questa nostra arte però arrivano qui e vedono poco invece proprio sarebbe bello creare un percorso un qualcosa che è un contenitore di questa nostra tradizione cioè, penso che sia l'unico modo per uh, far convogliare a Rutigliano in maniera uh, continuativa uh, persone